È stata una vera e propria sfida tra campioni. Juha Kankkunen, Carlos Sainz e Didier Auriol, al comando a fasi alterne, hanno dato il massimo per vincere, come d'altronde imponeva questa massacrante edizione del Rally dell'Acropoli. E alla fine ce l'ha fatta il finnico della Lancia, bissando così il successo iridato del Safari. È stata molto difficile, effettivamente. La lotta oggi poi è stata durissima. Sono molto stanco, devo ammetterlo. Una bella lotta, dove Lancia e Toyota si sono espresse al meglio. Sainz, ancora per una volta, è stato il punto di forza della squadra di Anderson, che in Grecia era schierata al completo con Michael Eriksson e Armin Schwarz, meno veloci del campione del mondo, che poi è arrivato secondo al traguardo finale. Didier Auriol si può forse considerare il vincitore morale di questa corsa. La speciale Tarzan, la più insidiosa di tutto il rally, lo ha infatti tradito quando era in testa alla gara, veramente ad un passo dalla vittoria. Sì, già nelle ricognizioni eravamo rimasti fermi in panne nella Tarzan per 3 ore e mezza. Poi in gara abbiamo avuto nuovamente un problema, la ruota anteriore sinistra. Forse uno stallonamento del pneumatico e non si è ancora capito bene. Quello che è sicuro è che la vettura tirava fortemente a sinistra e per terminare il rally abbiamo dovuto proseguire la speciale a velocità ridotta. Un'acropoli che era davvero un concentrato di vetture e piloti di primo piano, ognuno interessante da seguire per le ragioni più svariate. È il caso di Miki Biasion, che in Grecia ha fatto da tester per il nuovo sistema di ripartitore di trazione, e questa è stata essenzialmente la ragione della sua gara in tono minore, che comunque gli ha consentito un'onorevole terza posizione. Miki, allora, come sta andando? Direi che è abbastanza difficile. Perché? Non riesco a trovare una regolazione buona della macchina, non lo so. Il debutto della nuova Mitsubishi Galant, modificata nel turbo, nelle prese d'aria e nell'intercooler, con conseguente aumento di potenza, costituiva decisamente poi un ulteriore interesse della corsa. Kenneth Eriksson, che si è aggiudicato 30 prove speciali su 47 della gara, è stata la riprova di un debutto per la nuova Mitsubishi più che brillante. Ha poi stupito positivamente la Subaru di Mark Wallen per gran parte del rally nelle primissime posizioni, fino a che un capotamento lo ha messo fuori gara. L'Acropoli ha tuttavia evidenziato un continua progressione della Legacy, la cui versione evoluta esordirà al Rally Mille Laghi. Per la Ford, la Grecia ha rappresentato un'ulteriore occasione mancata. Tutte e tre le Sierra Gruppo A, affidate a François Delecour, Alex Fiorio e Malcolm Wilson, hanno infatti abbandonato la gara per problemi tecnici. A quanto pare, pur avendo dimostrato anche questa volta un ottimo potenziale, e Alex Fiorio in particolar modo ha effettuato dei buonissimi tempi fino a che non ha avuto problemi, alla vettura del team di Boream manca ancora quell'affidabilità che invece, al contrario, è il punto forte della nuova Nissan Pulsar. Almeno da quello che hanno affermato sia Blomqvist che Llewellyn, e da quello che ha dimostrato il pilota greco Stratissino, aggiudicandosi la classifica di gruppo N. Una Grecia d'attacco, di sorprese e di più o meno buone prestazioni, ma comunque una battaglia mitologica. Il risultato finale del Rally dell'Acropoli ha lasciato per il momento invariata la situazione. Al comando del Mondiale Piloti è sempre Carlos Sainz, seguito da Kankkunen, Didier Auriol e Miki Biasion. Per il Mondiale Marche prima è la Toyota con 94 punti e segue la Lancia, 91 punti, sono quindi solo 3 i punti che le separano. Terza è la Ford. Da Atene per Grand Prix, Claudia Peroni.